Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2023 che si chiama My Little Man, il mio uomo letale. Allora, che dire? Se dovessimo fare un paragone per questo dramma c'è il Titanic. Il Titanic. Allora, 24 puntate che a metà si spezzano, cioè la trama veramente si spezza e cola a picco, una cosa inaspettata. Perché? Perché partiamo dalla trama, che così magari facendo luce un po' si riesce a capire meglio a cosa mi riferisco. Allora, ambientazione iniziale Italia, un posto X perché vengono inquadrate Milano, Venezia e Torino. E poi più avanti nel dramma la protagonista si autogeolocalizza a Firenze. Va bene, Italia, Università X di arte. C'è questa tizia che viene rapita e non capisce perché. Perché non è proprio benestante di famiglia e quindi c'è perché la dovrebbero rapire. Finché viene salvata da un'altra tizia che è uguale a lei. Quindi la protagonista, povera, diciamo, viene salvata da quest'altra ragazza a lei identica. Per appunto uno scambio di persone. La ragazza ricca, diciamo, per distinguerle, cerca di spiegarle in fretta che appunto c'è stato questo scambio di persone e questi malintenzionati le stanno dando la caccia. Purtroppo, però, a un certo punto, mentre scappano in macchina, c'è un incidente e la ragazza ricca muore. La ragazza ricca muore e la ragazza povera, che d'ora in poi verrà soprannominata la protagonista, subisce un danneggiamento degli occhi. Interviene sulla scena il protagonista maschile, l'uomo letale, appunto, che diciamolo subito, è un figo, proprio un figo, ma, e non solo per apparenza. Che aveva avuto contatti con la ragazza ricca poco prima che lei appunto salvasse la protagonista, perché si incontrassero. E quando la protagonista si risveglia, vedendoci, scopre che appunto l'altra ragazza è morta. Le sono state donate le sue corna per appunto salvarle gli occhi danneggiati dall'incidente, da un pezzo di vetro che le si è conficcato appunto nei bulbi oculari. E questo tizio, questo uomo letale, le impone, un po' manipolandola, un po' con la forza, di assumere l'identità della ragazza che è morta e di tornare presso questa famiglia. Che è a capo di un'azienda che realizza gioielli, per reclamarne, diciamo, il possesso. Questa famiglia, al cui capo c'è il nonno, è in mano adesso alla figlia minore di questo tizio e al figlio di quest'ultima, che è un mezzo rimbambito in realtà. E si vede che ci sono tutta una serie di complotti. Per appunto assumersi le sorti dell'azienda che il nonno ha dato alla madre della protagonista, alla madre presunta della protagonista, ovviamente alla madre della protagonista che sta interpretando ovviamente la ragazza ricca, quindi a sua figlia maggiore, che però è morta in un incidente stradale col marito. E il figlio 17 anni prima. A questo punto cosa ha fatto il nonno? Ha preso la ragazzina,
E l'ha mandata all'estero per tenerla al sicuro, temendo appunto che venisse uccisa anche lei. E questa ragazzina è appunto la ragazza che la protagonista ha incontrato e al cui posto è stata rapita per evitare che tornasse a capo dell'azienda. Un po' un intrigo. Non si capisce subito quali sono le mire del protagonista maschile, dell'uomo letale, ma pian piano vengono alla luce. Lui infatti sta cercando di risalire all'identità dei colpevoli che hanno ucciso i suoi genitori in un incidente stradale 17 anni prima, perché poi si scopre che lui non è altro che il figlio della coppia. Quindi la protagonista sta impersonando sua sorella, sorella con cui però lui non ha avuto contatti da 17 anni, ovvero dal momento dell'incidente. E quindi quando i due iniziano a sviluppare una simpatia, un'attrazione che si vede in maniera dapprima sottile e poi sempre più percepibile, la cosa sta anche abbastanza in piedi perché è appunto giustificata dalla lontananza proprio anche fisica di questi due fratelli. Quindi del fatto che lui, cioè il fatto che lui si innamori di una ragazza che è identica a sua sorella. Ci può anche stare se appunto lui questa sua sorella non la vede da praticamente quasi 20 anni. E a un certo punto, per difendere lei, finalmente si svela alla famiglia, cioè svela la sua identità di appunto erede, ritenuto disperso, ma in realtà ancora vivo dell'azienda di famiglia. Spiega al nonno appunto che la sorella è morta, perché lui appunto si era accordato con la sorella per ritrovarsi dopo 17 anni. Però in quel frangente la protagonista, scambiata per la sorella, è stata rapita, la sorella è intervenuta per cercare di salvarla ed è morta nell'incidente. Lui arriva subito sulla scena, quindi assiste lui in prima persona a questo fatto straordinario di due sconosciute che sono praticamente assolutamente identiche. Quindi lui assume il controllo della ditta, dell'azienda, nonostante l'opposizione della zia, quindi della sorella minore della madre, della zia e del cugino, mi ha detto un po' scemo. Sotterfugi su sotterfugi. La trama da questo momento, dal momento in cui lui reclama la sua vera identità, le dicevo, cola a picco, succedono cose che non hanno senso, che non hanno direzione, finché si arriva alla fine in cui si scopre che è la responsabile degli incidenti sia dei genitori che della sorella del protagonista, niente altro è che la zia. Che siccome è sempre stata trattata male dal nonno, ovvero da suo padre, che nel frattempo muore pure lui, cosa fa? Uccide la famiglia della sorella, che era l'unica che l'aveva trattata bene, per vendicarsi. Ok, perfetto. Ha tutto un senso, tutto proprio un grandissimo senso. Dicevo, i primi 12 episodi sono fatti molto bene. Allora, ci sono dei buchi di trama visibili, però considerando il grande livello di suspense, il ritmo incalzante e la coerenza nel comportamento perlomeno del protagonista maschile e appunto questo ritmo serrato di successione di eventi e di problemi che si presentano man mano davanti ai due protagonisti, ecco. Considerando questi dati positivi, si può pensare di chiudere un occhio su questi buchi di trama. Nella seconda parte è come se la direzione presa inizialmente, cioè si perdesse del tutto. Allora, lui inizialmente non è un bel personaggio, perché allora lui ha questa sete di vendetta. E è anche molto aggressivo, anche fisicamente nei confronti della protagonista. Cioè è un cattivo, è un uomo letale, come dice il titolo, in tutto e per tutto, minaccioso, intransigente e
per niente morbido, cioè interpreta la parte, perché di solito abbiamo questi presunti cattivi che, siccome poi si devono innamorare della protagonista, esercitano questa cattiveria fin da subito in maniera estremamente blanda, no? Cioè lui all'inizio è una brutta persona, cioè lo è, punto e stop. Ha il trauma, ha la sete di vendetta, tutto quello che volete, è una brutta persona, punto e stop, ho detto e lo ripeto. Lei è forzata un po' anche da lui, in maniera, cioè manipolata un po' da lui anche dal punto di vista psicologico, perché lui gli rinfaccia il fatto che l'altra ragazza, di cui ancora non svela l'identità, l'altra ragazza sia morta per salvarla e abbia cercato comunque di sacrificare, e non abbia cercato, cioè si sia sacrificata per cercare di metterla al sicuro, e quindi lei ha un debito di riconoscenza. Ecco, lui sfrutta questa carta per convincere la protagonista a interpretare la parte dell'erede. Questa ovviamente è super impaurita, che è una reazione legittima. Il problema è che nella sua interpretazione della ragazza ricca, non c'è un'unitarietà di fondo, nel senso che una persona, quando è messa in condizione di stress, o tira fuori risorse che non sapeva di avere, o si blocca, oppure fa qualcos'altro, ma lo fa in maniera consistente. Non è che prima trova, ti tira fuori il coniglio dal cappello, poi si blocca, poi fa qualcos'altro. Perché altrimenti, cioè, non sei una persona sotto stress, sei un camaleonte, ma se sei un camaleonte ti adatti. Lei invece esibisce una serie di comportamenti contrastanti tra di loro che rendono la sua performance estremamente poco credibile. L'attrice, secondo me, è molto brava a rendere i vari stati d'animo. Il problema qua è proprio nella scrittura, che rendono. Che sì, che veicolano il personaggio femminile come un personaggio inconsistente, cioè non lineare, cioè ci sono dei in qualsiasi persona, ci sono normale perlomeno, ci sono dei pattern di comportamento che si ripetono. E nelle situazioni di forte agitazione, di forte paura, di forte stress, ciascuno si comporta in una maniera che spesso non si aspetta. Ed è per quello che spesso si dice: non sai come ti comporti in una determinata situazione finché non ti ci trovi. E è vero, perché fare finta e viverlo sono due cose diverse, soprattutto appunto nelle circostanze emotivamente. Che scuotono emotivamente, ecco. Lei invece saltella di qua e di là come un allegro giocatore di ping pong tra le varie cose, per cui cioè, a volte fa quella un po' di polso che ricalca la personalità della ragazza ricca, poi però arriva il contrattempo e quindi inizia a tremare come una foglia a cercare il sostegno di lui, poi però fa qualcos'altro che di nuovo era impensabile fino a 2 secondi prima, ragion per cui lo spettatore non ci crede che lei stia interpretando la ragazza ricca. Gli altri attori sulla scena, men che meno. Tra l'altro, ecco, dicevo, un paio di buchi di trama in questa prima parte, nella prima metà. A un certo punto la ragazza, povera, la protagonista, è al telefono con l'amica quando la rapiscono. E l'amica a un certo punto, cioè, la sente che non, cioè, la telefonata non è interrotta, ma lei non c'è più. Basta. Fotogramma successivo dell'amica, torna a casa tutta giuliva dai genitori perché stavano studiando insieme in Italia, proprio la facoltà di arte. Torna a casa giuliva in Cina dai genitori senza minimamente nominare questo piccolo particolare del fatto che eri al telefono con la tua amica, improvvisamente non la senti più e da quel momento non riesci più ad avere contatti con lei, non ti fai due domande. Vabbè.
Altra cosa, nel momento in cui la protagonista deve recitare la parte dell'erede, devono far fronte, ovviamente lei è sempre affiancata dal protagonista che invece ha più competenza sia nel campo dell'affare che della famiglia che di tutti i traffici. Devono far fronte a un'emergenza che investe appunto il gruppo, l'azienda di gioielli, che entro breve deve restituire una grossa somma di denaro a una banca. Perché ci sono delle operazioni poco chiare in cui si sospetta che qualcuno abbia praticamente sifonato dei fondi altrove. Lei, ripeto, la protagonista, ha un titolo di studio in arte. Inizia a leggere queste scartoffie, proprio rimestami le scartoffie, con bilanci, transazioni, operazioni commerciali. E è lei che trova l'inghippo. Spiegazione, è perché io ho una buona memoria e quindi mi ricordavo i numeri. Sì, ho capito che hai una buona memoria, ti ricordavi i numeri, ma la cornice attraverso cui leggi, cioè la lente di ingrandimento attraverso cui leggi il significato di questi numeri e perché due numeri diversi significano che c'è qualcosa che non va bene, cioè quella dove l'hai appresa. Ho seguito un corso di un professore X tempo fa che parlava di, e quindi me lo ricordo. Vabbè, ok, non è tirata per i capelli di più, però soprassediamo. Nel momento in cui lui, il protagonista, riacquista la sua identità di erede del gruppo, lui fino a quel momento, uomo tutto d'un pezzo, per quanto si stia ammorbidendo nei confronti della protagonista con cui sta nascendo qualcosa, anche se mai dichiarato apertamente, però insomma si tirano un paio di limonate che cioè veramente farebbero arrossire anche una pietra, e quindi diciamo che la cosa è abbastanza autoesplicativa. Ecco, da quel momento lì il suo essere machiavellico, la sua capacità di strategia, di anticipo anche nelle mosse degli avversari, quantomeno quelli a livello economico, perché lui ancora non sa chi è stato il responsabile della morte dei genitori. Ecco, tutto questo se ne va alle ortiche e lui comincia a fare un po' di scelte. Accetta di sposarsi con la sorella del suo avversario commerciale perché lei si è invaghita di lui, va bene. Però poi arriva la protagonista che dice: No, Cibelli, fermi qua, io non sono d'accordo, e quindi interrompe la festa di fidanzamento e lo porta via. Gli vengono messi i bastoni tra le ruote. Dal cugino, dal figlio della zia, che è quello che ha detto che non è molto arrivato perché fa delle cose, ma in maniera un po' blanda a livello di incisività nella trama, che sì, confondono le acque, però non sono proprio degli schemi complessissimi di azione che non si riescono a decifrare. Eppure, niente, non riesce a decifrare, cioè perde veramente un po' l'essenza del personaggio che è stato costruito e che era un personaggio figo, veramente, per quanto discutibile nei suoi modi di fare. Non è che sto dicendo è un figo e quindi va bene tutto quello che fa, però era un personaggio coerente, costruito bene, interpretato benissimo, cioè l'attore bravissimo, attore che poi diciamo è all'altezza anche di questa involuzione un po' del personaggio e fa vedere anche i suoi lati un pochino più fragili quando scopre finalmente chi c'è dietro tutto il casino, quando viene buttato fuori dalla famiglia in seguito alla morte del nonno perché gli viene fatto credere che lui non era figlio legittimo dei genitori, e quindi diciamo si perde un po' emotivamente, cioè riesce a veicolare bene proprio lo smarrimento emotivo del personaggio che prima invece era così quasi robotico nelle sue esternazioni.
Molto bravo, cioè poi ho scoperto che quest'attore ha 23 anni, è giovanissimo. L'avevo già visto anche tra l'altro in un drama, in un web drama che mi era. Non avevo fatto neanche il collegamento, da tanto sono due persone diverse. Molto, molto bravo. Ecco, molto bravo nella prima parte, mi è piaciuto tantissimo, ma proprio perché anche sostenuto dalla trama. Nella seconda soffre appunto questa labirintite che la direzione della trama prende, per cui cioè, sembra tutto veramente afflosciarsi su se stesso. Ve l'ho detto, proprio il Titanic che si spezza a metà, proprio colà, picco in verticale. Mentre la protagonista, pur essendo comunque una brava attrice, che anche lei riesce a dare corpo, al coinvolgimento emotivo del personaggio che interpreta, lei soffre ancora di più, questa debolezza nella trama all'inizio, con appunto queste reazioni che sembrano continuare a rimbalzarsi fra una e l'altra, a volte anche diametralmente opposte, che quindi creano veramente confusione nello spettatore. E poi nel panorama generale di confusione che la piega degli eventi prende. Tra l'altro, cioè, alla fine si scopre che non solo la sorella ha ammazzato, allora, non solo la zia ha ammazzato la sorella con la famiglia, perché era gelosa di lei, perché il padre la trattava male. Cioè, che voglio dire, ma se devi ammazzare qualcuno, cioè, in una scala di priorità, ma ammazza il padre, non ammazza la tua sorella, che è quella che si è sempre, ti ha sempre trattato bene, no? Perché lei era gelosa, perché la sorella comunque era molto portata per gli affari e secondo lei è sempre stata preferita dal padre, quindi lei ha sofferto di questa negligenza che si è poi trasformata in odio e che quindi poi si è trasformata in azioni criminali. Non solo quello, siccome si scopre che entrambi gli incidenti, sia quello dei genitori del protagonista che quello della sorella, hanno diverse parti in causa, perché il cugino scemo vuol fare, beh, soprattutto il cugino scemo, e parlo dell'incidente della sorella perché 17 anni prima il cugino scemo aveva 3 anni, quindi probabilmente non era ancora capace di prendere questo tipo di decisioni. Nel caso della sorella, nel caso dell'incidente della sorella, il tentativo di rapimento è messo in atto dal cugino che non vuole appunto che questa ragazza rientri nel panorama aziendale. Mentre 17 anni prima l'elemento di disturbo nell'impianto dell'incidente è portato avanti dal padre della protagonista, che a un certo punto viene ingaggiato ufficialmente, gli viene detto, per un falso incidente, quindi per truffare l'assicurazione, ma di fatto voleva. La zia lo voleva usare per far fuori, per andare addosso col suo camion all'auto in cui c'erano appunto la sorella con la sua famiglia per uccidere. Il padre, però, che ha bisogno di soldi per curare, il padre della protagonista che ha bisogno di soldi per curare la madre malata, non riesce a fare un'azione del genere, cioè ha un pentimento in loco e quindi lui non gli va addosso, però assiste al fatto, assiste a un altro camion che va addosso invece all'auto della famiglia del protagonista con quello che succede. E questa situazione si replica anche, ho detto, nell'incidente della sorella che dopo il tentativo di rapimento viene appunto tamponata da un altro camion. Incidente in cui poi lei perde la vita, che è slegato però dal tentativo di rapimento, perché la zia è, tra l'altro, la zia è andata direttamente sul posto di entrambi gli incidenti, quindi il primo dicono che è all'estero, ma non viene detto dove, ma il secondo è sicuramente in Italia, anche perché poi nelle scene dell'ospedale parlano italiano malissimo, ma lo parlano. E ecco, la zia, cioè, ha fatto tutto questo casino da sola, senza un complice, senza collaborazioni, connivenze, e riuscendo a nascondere tutto quanto alle indagini ufficiali. Ma il padre lo sa,
il padre, il nonno che poi muore, sa che lei è stata la responsabile, ma non ha mai detto niente per darle l'opportunità di pentirsi. Vabbè, ok. La madre poi scopriamo che in realtà non è morta, era scomparsa e la ritrovano il designer e la sorella del tizio che è a capo della concorrente commerciale della ditta del protagonista, quella che poi lo voleva sposare perché lei si era invaghita a prima vista e quindi lo doveva assolutamente avere. Ecco, lei, aiutata dal fratello, aiutata dal designer della ditta di gioielli, trovano la madre in una casa di riposo, madre che sembra ovviamente aver subito un trauma, a livello cerebrale perché sembra in uno stato di perfetta beatitudine, ma senza rispondere molto alle circostanze esterne. Però nel momento in cui vede la sorella, praticamente le snocciola vita, morte e miracoli di tutto quello che è successo e la perdona e la abbraccia e poi abbraccia il protagonista e poi rimane lì così, in questo stato di beatitudine che non viene neanche spiegata, però vabbè. Ecco, cosa dire? Cioè, mi aspettavo meglio perché le prime 12 puntate sono veramente, cioè, ti lasciano col fiato sospeso e poi fa tutto a funghi. Ah, oh, che fastidio. L'amica della protagonista, guarda che ha il telefono, personaggio assolutamente inutile. A un certo punto ci sono dei magheggi da parte della, chiamiamola, allora, questa ragazza che si invaghisce del protagonista nonostante lui sia già fidanzato con la protagonista, quando ancora ovviamente lui è nella sua identità segreta, quindi fa solo il fidanzato di, l'assistente di, della presunta erede. Questa ragazza, sorella del concorrente, come la chiamiamo? Chiamiamola la stilista perché lei è una ditta di vestiti. La stilista, non mi ricordo più cosa volevo dire, ma non fa niente. Comunque ho qualcos'altro da dire. ho qualcos'altro da dire, ma ho perso il filo, quindi un momento di pausa e adesso lo riprendo. No, la stilista inizialmente si presenta sulla scena appunto come quella che vuole portare via il fidanzato della protagonista a tutti i costi ed è secondo me nel panorama complessivo dei personaggi quella che è l'arco narrativo migliore perché a un certo punto lei stringe un po' di amicizia col designer. Dopo che il fidanzamento, la festa di fidanzamento viene mandata tra lei e il protagonista, viene mandata in fumo dalla protagonista che dice: No, io non ci sto a guardare che tu vai a fare un matrimonio di interesse quando c'è qualcosa tra di noi e l'ho visto perché abbiamo limonato fino a 3 giorni prima, tu adesso sparisci e non ti fai più vedere e mi precludi ogni possibilità di contattarti, non ci sto. Irrompe appunto a questa festa di fidanzamento e manda all'aria la cosa. La stilista ovviamente non ci rimane, ma non ci rimane bene, però ha una transizione, una crescita estremamente positiva ed estremamente gradevole da vedere. Finalmente un personaggio che ragiona, perché per quanto la sua volontà inizialmente più che amore fosse un'ossessione, anche con l'aiuto del designer, con cui appunto stringe prima, da primo rapporto di amicizia e poi qualcosa di più, si rende conto che non è che può possedere una persona e quindi per quanto tu ti ritenga innamorata, se l'altra parte non ricambia, non c'è niente da fare. Altrimenti tu non vuoi una relazione con una persona, tu vuoi una borsetta, vuoi un vestito, vuoi un gioiello, non vuoi una persona accanto a te, ok? Vuoi qualcosa da dominare, ma questa non è una relazione d'amore. E cioè, incredibilmente, una persona che da prima proprio rientra perfettamente nella casella stereotipata della rivale psicopatica della protagonista, fa
fa veramente un cambio di personalità, una maturazione che però viene mostrata in maniera credibile. Cioè, ovviamente lei dice ci rimane male, però io poi mi rendo conto, anche perché parla anche col designer che postilla, aveva incontrato la protagonista già in Italia, perché era anche lui alla ricerca dell'erede della famiglia. Dell'altra ragazza, diciamo della ragazza ricca, e invece lei si era presentata e ha detto: guarda, no, mi hai scambiato per quest'altra persona che, dopo aver visto la foto sul cellulare, dice effettivamente è uguale a me, ma non sono io. Io mi chiamo Pinco Pallo e studio arte. Quindi, quando la protagonista assume i panni della ragazza ricca, il designer fin da subito vede che c'è qualcosa che non cosa, perché loro due sono stati amici di infanzia. E la personalità di questa nuova figura non corrisponde a quella di cui lui ha memoria. Però si vede che sembra nutrire della simpatia, ma è una simpatia che rimane sempre un po' in margine, anche perché poi vede l'affiatamento tra i due protagonisti e pensa bene per una volta, finalmente un personaggio che ragiona, di non mettersi in mezzo quando, cioè, non c'è trippa per gatti. E lo fa presente appunto alla stilista, per cui la stilista da cui ha modo di, diciamo, riflettere su se stessa e di fare questa evoluzione, che la portano anche molto a maturare e poi a riprovarci, perché già ci aveva provato all'inizio con questo designer con cui si sviluppa una sintonia. Altra cosa bella, i rapporti commerciali, anche il fratello della stilista che è rivale commerciale della ditta di gioielli, che gli fa la guerra a questa ditta nel momento in cui si trova in difficoltà con ogni mezzo, però ha dei principi, cioè non è che perché siamo concorrenti o opposti sul fronte commerciale, allora io rapisco, ammazzo e mi comporto in maniera disonesta. Cioè, magari forzo la mano su certe cose nei limiti della legalità, però sempre nella prospettiva di un confronto comunque corretto, e lo fa più volte presente anche alla sorella quando sembra all'inizio voler partire per la tangente. E questa è una cosa che sicuramente è da ammirare, perché non si trova spesso. Spesso veramente i concorrenti commerciali, familiari, veramente, cioè, agiscono senza esclusione di colpi, cioè Machiavelli gli fa un baffo. Adesso ho ripreso il filo che avevo perso prima. L'amica, quella con cui era al telefono, che è anche una mezza sorella, perché il padre della protagonista, che è ormai vedova, ha una relazione con la madre, appunto, di questa amica. Ecco, questa amica ha una figura assolutamente inutile nel panorama degli eventi, eppure ci viene propinata perché il protagonista ha due amici che sono due scagnozzi, che gli fanno un po' tutte le ricerche. Uno è un esperto di computer e l'altro, diciamo, è la parte fisica da bodyguard. Lei a un certo punto si innamora del bodyguard e però ha un po' una simpatia anche per l'altro, che invece subito, cioè, proprio cade come una pera cotta. Quindi a un certo punto si sviluppa questo triangolo assolutamente inutile, in cui il bodyguard si vede che potrebbe avere della simpatia verso di lei, però vede che l'amico, anche lui, è cotto proprio come un fagiano, e quindi fa un passo indietro, anzi, c'è, cioè, proprio la schiena più e più volte quando lei continua, cioè cerca di continuare a tampinarlo. Però ecco, c'è, cioè, nel panorama dei fatti, degli eventi, c'è, cioè, una storyline assolutamente inutile. Peccato, peccato, perché dalle premesse, cioè, sembrava un dramma veramente intrigante, e invece si è afflosciato proprio nel peggiore dei modi, passata la metà, cioè nel momento, cos'è, forse intorno all'episodio 13, in cui lui assume, ritrova, cioè riassume, ritorna come se stesso, cioè con la sua identità originale, come erede della famiglia di fratello, di figlio, cioè la cosa perde completamente di qualsiasi logica.
i personaggi, allora il triangolo amoroso inizia ad amoreggiare, perdono di vista il fatto che sono comunque sempre in una situazione di pericolo, perché ancora non sanno le varie responsabilità dei vari incidenti, cioè dove piazzarle, e quindi commercialmente sono sempre lì sul filo di lana che possono salvarsi o possono andare in bancarotta. Eppure c'è tutto questo detour verso cose meno importanti che svilisce totalmente tutto quanto costruito nella prima metà. E nella prima metà veramente, cioè, le puntate sono un susseguirsi di colpi di scena, uno via l'altro, con i personaggi costantemente messi alla prova e messi in difficoltà, e che devono cercare di arrabattarsi con ogni mezzo per cercare di spuntarla sugli avversari. Seconda parte, basta, tutto proprio alle ortiche. Che fastidio, veramente, un fastidio veramente cosmico, cosmico. Anche perché, ripeto, cioè, lo dico per la terza volta, cioè lui è un figo, ma perché è un bel per... cioè, è un personaggio fatto bene, ok? È un personaggio fatto bene e recitato veramente bene. Cioè, mi ha lasciato proprio a bocca aperta. Cioè, lui è proprio bravo, è credibilissimo. Dimostra 35 anni nel momento in cui fa quello un po', fa la parte un po' più da gangster. Dimostra un 10 anni comodi di più di quello che ha. E chi se ne frega, però fa la parte. Fa la parte e la fa bene, cioè bravo, bravo, credibilissimo proprio, cioè ti viene voglia di vederlo sullo schermo e dà proprio la sensazione di pericolo, di una persona di cui non ci si può del tutto fidare perché non sai che fine potresti fare. E la protagonista, va bene, si aggrappa a lui perché in questa circostanza lui e gli altri due sono le uniche persone, prima di tutto, che sanno la sua vera identità, che l'hanno soccorsa nel momento dell'incidente. Lei deve tenere all'oscuro tutta la sua famiglia perché la stilista inizialmente, ecco questo qua un altro pezzo di filo che ho perso prima, cerca di, anche lei non convinta dell'identità della protagonista, cioè convinta che lei sia un'impostora, cerca di smascherarla in tutti i modi e come lo fa? Cerca di farla venire, di farla trovare faccia a faccia con l'amica, il padre e la madre dell'amica con cui il padre ormai convive, per metterla in difficoltà, e lei ogni volta ci casca come una pera proprio con dentro tutte le scarpe perché inizia ad agitarsi, cioè proprio si vede che è una persona non a suo agio e quindi diciamo una copertura che non sta in piedi, quando magari 2 secondi prima aveva fatto la gaggia. È quello che dicevo che è poco credibile, ma nella maniera in cui è scritto il personaggio, cioè non è un attacco all'attrice, perché l'attrice riesce a rendere bene questi passaggi. Ecco, l'amica anche qua degli atteggiamenti assurdi, cioè vede questa tizia che è vero, rappresenta, cioè è uguale alla sua amica, però la vede in un contesto che non è il suo, e va, cioè la scuote, le parla, ma come ti permetti? Cioè, allora, è vero, è una cosa abbastanza inusuale trovare due persone identiche come due gocce d'acqua, ok? Però è anche vero che in pubblico c'è modo e modo di comportarsi, non è che vai da una persona, ovviamente poi anche col vestiario, cioè proprio con gli abiti, il costume per la parte, che non è uguale a quello che tu conosci, però siccome la faccia è quella, allora deve essere lei. Cioè, non so, ti approcci magari in una maniera un po' meno fisica, un po' meno aggressiva. No, questi siparietti che non hanno senso, che veramente fastidiosissimi. E poi c'è l'utilità dell'amica, di questa amica, riprendo, del suo triangolo amoroso, ai fini dello svolgimento della trama, è pari a zero, cioè non serve a niente. È più utile la stilista, un po' perché comunque la sua posizione sociale le permette di disporre di mezzi sicuramente più imponenti.
però fa anche cose che comunque hanno un risvolto all'interno della trama e lei, ripeto, che trova la madre del protagonista, è lei che accompagna la protagonista quando lui a un certo punto viene, sta inseguendo un tizio che ha rubato qualcosa a casa della protagonista. E si trovano in questo deposito di container e lui si infila in una macchina per prendere una spilla che dovrebbe contenere il sigillo, il cui possesso garantisce anche la proprietà delle azioni che erano della madre, ok? Lui si infila in questa macchina. Allora, lui insegue questo tizio e la protagonista viene lasciata un attimino da sola, loro due si sono appena separati dopo un appuntamento e lei rimane da sola mentre lui parte con la macchina all'inseguimento. La persona con cui lei poi arriva in questo deposito di container è la stilista, quindi qua, cioè, viene presupposto un rapporto di amicizia che però ai fini della trama sembra molto più funzionale rispetto a quello dell'amica che è intenta ad amoreggiare con gli altri due, che però non porta niente di concreto, ma crea solo disturbo. Ecco, il Titanic, veramente, questo dramma è stato come il Titanic, una tragedia, un fastidio perché le premesse, l'ho detto, erano buone, e invece va tutto là, in quel posto proprio. Ah, peccato, peccato. Se volete guardare comunque i primi 12 episodi, su YouTube sono anche sottotitolati in italiano. Però poi vi viene nervoso perché va tutto male, cioè, si sfrantuma tutto nel niente. E dici, boh, peccato, peccato, peccato. Peccato. Mi fermo. Peccato. Buona giornata. Peccato. E alla prossima. Ciao.